Ciao, allora sì, sono in giro per casa perché sto sistemando. Devo dire che questa domenica faccio questo vlog proprio perché mi voglio ricordare questa domenica perché mi è piaciuta tantissimo. Era un secolo che io e mio marito non uscivamo da soli. Dovevamo fare delle commissioni e quindi abbiamo lasciato le bambine con i miei suoceri e siamo andati prima all'IKEA, sempre per le bambine naturalmente, poi siamo andati da Decathlon dove c'è la mia meravigliosa, bellissima, bellissima cyclette che spero mi venga montata il prima possibile. E poi siamo andati un momento al Campania perché qualcuno doveva andare all'Apple Store. Ma vi rendete conto? Cioè io... Allora, questa è istigazione a delinquere, nel senso che... Ah, prima vi faccio vedere quello che ho preso all'IKEA. Aspettate. Un numero imprecisato di cornici. Avete presente queste le confezioni da due? Perché le abbiamo prese? Perché questo è il mio ingresso. Sì, c'è un po' di casino. Ho dovuto spostare le sedie fuori dalla sala perché Stella ha imparato a salirci e a salirci e poi a mettercisi in piedi, quindi non è più sicuro. Perché in questo muro che è inutile perché è storto. Abbiamo messo tutte le foto delle bimbe e quindi abbiamo continuato a prendere dei quadretti così, come erano piccole. Guardate. Stella sui meloni. Questa è la mia preferita. Sì, lo so, c'è una luce, come diceva Lucy, c'è una luce di cazzo. E comunque siamo andati all'IKEA perché... gli volevo prendere, vedete questo? Sono due sedioline, dov'è l'altra? Lì, con il tavolino da mettere in sala. Vi faccio vedere dove. Sì, lo so, non perdonate lo sfacelo di questa stanza. Loro stanno guardando i pinguini che adorano e sono buone perché hanno appena, insomma, hanno appena mangiato. E quindi qui verrà il tappeto che abbiamo preso con le sedioline. Questa è una zona sicura, nel senso che l'unica cosa pericolosa sono questi due spigoli, ma non ci arrivano. E poi hanno già dato talmente tante testate che, insomma, mi capirete. Sì, questa è una paletta per, insomma, schiumarola. Per cucinare e sì, me l'hanno rubata un calzino lì. Così, come potete vedere, c'è un casino terribile perché queste due scatole erano qui. Ma a differenza di queste che sono di plastica rigida, molto molto piene, che in una ci sono tutti i libretti di istruzione di tutte le cose che ci sono in questa casa, queste due sono riuscite a toglierle e ci si infilano dentro. Vabbè. Comunque, e poi siamo andati da Decathlon, abbiamo preso un po' di felpe di pile che io adoro anche per le bambine perché d'inverno sono comodissime. Sì, avete perfettamente ragione. E poi sì, lo devo dire, lo so, lo devo proprio dire. E poi, visto che il marito, aspettate, visto che il marito... Vediamo, io mi devo mettere su un cavalletto perché sennò... Vabbè, venite con me. Visto che il marito doveva andare nelle tenebre in questo momento, non il marito nelle tenebre, sì, la lavatrice che sta andando, è un po' di casino, c'è ancora un po' di casino, mi vedete? Sì, se trovassi anche un punto d'appoggio, dov'è il cavalletto? Avete pazienza, abbiate pazienza. Allora, au contraire. E quindi, ah, oh, eccoci. Però non si vede veramente niente, quindi mi sa che devo aprire. Sì, magari se preparassi prima i video. No, mi serve la luce perché vi devo far vedere delle cose, aspettate.
perdonatemi, eccomi, sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Allora, stavo dicendo, sì, lo so, a qualcuno innervosiscono molto queste pause. Aspettate, mio marito li chiama i riti buddisti. Comunque, visto che lui era andato al... Cioè, ma quando non fa casino la signora del piano di sopra, lo faccio io. Sono dimenticata di chiudere. Perché all'IKEA abbiamo preso due bambolotti per le bambine e il fragolone, ce l'avete presente? Il fragolone bellissimo, io volevo la carota, ma mio marito è stato inamovibile sulla carota. Ha detto che non era un giocattolo. Ma come non era un giocattolo? È una carota. Aveva le gambe, gli occhi. Comunque... visto che lui era lì, ho detto va bene, faccio un giro da Sephora, però poi di fronte da Sephora hanno aperto MAC, quindi ho detto va bene, non c'è nessuno dentro, era come se questo cartello si fosse illuminato come per dire regina entra, quindi mi sono fatta un giro. Naturalmente la cosa che interessava a me, cioè i rossetti della collezione Marilyn, che avrei voluto vederli da vicino, sono andati sold out, tipo mi ha detto il commesso dopo 3 giorni. Mi sono fatta un regalino. Allora, io so che avevo promesso di andarci con una persona e questa persona sono sicura che mi capirà, perché non mi cioè è difficile che io arrivi fino al Campania, non era previsto, perché sennò a questa persona l'avrei detto, quindi questa persona mi rivolgerà ancora la parola. Tesoro, ti adoro, Floriana. Floriana, ti adoro. E insomma, ho preso, avevo voglia di, vi ricordate che avevo visto quel blush favoloso di Dior che mi piaceva tanto, che era un rosino 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 molto da ufficio, e invece ne ho preso un altro, ho preso Dam, che è un malva secondo me. Che ha dei leggerissimi glitter, ma è molto molto, ecco, il colore è proprio questo. È molto molto delicato. Ora io non so, è veramente impalpabile. A me non piace andare in ufficio con colori troppo forti, nonostante insomma l'ufficio dove io lavoro è un insomma una famiglia, non solo perché lavoro con mio padre, ma insomma comunque anche la mia collega, insomma è una situazione che potrei andare, però non mi va a me insomma. E poi ho preso il rossetto che è il Viva Glam, però non so dirvi quale Viva Glam sia, che qui c'è scritto Viva Glam 2, no, nel senso che non so quale sia, perché insomma c'è scritto A22 sotto, non so se questo funge. E devo dire che avevo chiesto al commesso un rossetto nude ed è il primo che si è swatchato lui sulla mano e mi è piaciuto subito e l'ho preso immediatamente. È bellissimo secondo me, più scuro, ve lo faccio vedere swatchato, ma devo dire sì, e secondo me sta benissimo con quel blush, sì, si vede. Quindi io sono rimasta molto molto contenta di questo. Mio marito ha fatto quello che doveva fare all'Apple Store. E mi sono fatta dare, vi dico, allora il rossetto costa 18,50, il blush costa 22,50. Mi sono fatta dare un sample del correttore, il cover up, è possibile, l'NW20, e devo dire che secondo me ci ha azzeccato molto, perché io addosso come fondotinta è lo Studio Fix 15, che è troppo chiaro per me. Qualcuno me l'aveva detto, vero Floriana, che forse era meglio il 20, ma non ti sono stata a sentire. E voglio provare questo. Mi ha detto che non ha una coprenza altissima, perché io volevo che lui mi desse un correttore da provare. E da provare, facile da mettere in jar, c'era solo questo. E quindi mi ha detto, insomma, se ti accontenti. Ho detto, ma sì, certo.
Dopodiché è arrivato mio marito e mi ha detto: ma fammi vedere, cioè mio marito proprio blasfemo, ma Vale, non ho capito, ma questo Mac è dentro Sephora? E io già quando mi parla così io dico vabbè, lasciamo stare. Comunque siamo entrati e insomma, per prenderlo in giro gli ho detto: Gianni, senti, ma perché non mi regali un bel pennello? E lui ha detto: sì sì, ma qual è il problema? E ho detto: chiedi quanto costa. In effetti ce n'era uno che volevo da un po', che lo stavo puntando. E sì, sì. E ho preso, alla fine mi ha detto: sì, va bene. Dice: Vale, guarda che sono buoni anche quelli del cinghiale. E ho preso il 109, che è favoloso. È questo. Ed è morbidissimo, è veramente favoloso, molto carina la scenetta in cui Nello, perché credo che si chiami Nello, non trovava il pennello. Io ho detto: no Nello, ti prego, perché il mio marito qui dentro lo rivede tra 3 anni, e alla fine l'ha trovato. Mi piace molto questo, per il blush o anche per altro. E insomma, voglio dire, sono rimasta molto molto contenta. Adesso dopo lo lavo. E il pennello costa 32 euro, e basta. Basta, credo che regali. Infatti io ho detto adesso fino a Natale, perché comunque la cicletta è costata un pochino, insomma abbiamo avuto delle spese, adesso è necessarie. Adesso fino a Natale basta. Poi naturalmente c'è il mio compleanno lì, insomma, chi sono io per oppormi a quella che può essere la generosità e la dimostrazione d'affetto dei miei amici, quindi, o di mio marito? Non, insomma, lì non pongo limiti. Quindi questo è tutto. Vi ho fatto vedere anche un po' di casa. Questa casa non mi piace tanto, ha questi pavimenti anni 70, che sono veramente anni 70. E quindi questo è, ma questo rossetto mi piace tantissimo. Io spero che scusate, che rende, è proprio un color malva, però molto chiaro. E c'era un'altra commessa che aveva un color prugna. Allora, mio marito mi ha detto: guarda quanto è truccata. Io mi immaginavo, sai, perché ogni tanto mi sono girata ed era truccata meravigliosamente bene, e aveva questo blush molto forte, e il rossetto era color prugna ed era splendido, era veramente truccata benissimo. Quindi questo è tutto. I miei blateramenti della domenica. Io adesso non sento più le bambine, quindi molto probabilmente si sono addormentate. Ma figurati, e perché si dovrebbero addormentare? Quindi io sono molto contenta di questa domenica. È stato bello trovare un po' di tempo per stare con mio marito, più che altro, perché insomma poi siamo tornati a casa e subito è scappato a fare le sue cose di lavoro, quindi queste 5 ore ce le siamo proprio rubate. E quindi insomma, bella giornata, sono molto contenta. Abbiamo chiacchierato, insomma, con calma, senza nelle orecchie. Abbiamo pranzato con calma, senza oddio quella piange, sali, insomma, vabbè. E ho visto tanti bambini all'IKEA e non pensavo, nel senso che la prima domanda forse avrei dovuto portarle, poi mio marito mi guarda e fa: e secondo te in questo momento saremmo seduti così a pranzare tranquillamente? In effetti, insomma. Questo è tutto, io vi auguro una bellissima settimana, iniziamo con la carica. Io domani voglio iniziare subito con la cyclette,
me la voglio far montare da lui, non ci provo neanche a montarla da sola, è un bel malloppazzo. Io inizierei, credete che mezz'ora basti, cioè come inizio, non lo so, non so quanto tempo, credo che mezz'ora all'inizio vada bene, boh. Se avete consigli su tabelle di allenamento, io vorrei fare un po' ogni giorno, me la faccio mettere di fianco alla televisione, in un lato della sala, dall'altro lato del divano, così io posso vedere le bambine che giocano, però posso comunque fare la siglette senza scendere ogni 2 secondi perché, per controllarle. Quindi se avete consigli sull'allenamento, avrete sentito tutto il video con la centrifuga nelle orecchie, va bene. La mia vita è così, centrifuga, è una centrifuga quindi, e non vedo l'ora di andare martedì dall'estetista perché oltre alle mani, cioè Mariangela Fantozzi ha delle sopracciglia più curate delle mie, non lo so, cioè io sono glabra ma le mie sopracciglia sono indisciplinate. Sta parlando da sola, non lo so. Scusate se vi ho tediato. Ciao a tutti.